benvenuto in Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Maria De Filippi. Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, in onda il 26 settembre 2023, si sono rivelate ricche di colpi di scena. Gemma Galgani ha deciso di seguire il consiglio di Tina Cipollari e di raggiungere Maurizio a Cagliari. I due hanno trascorso alcuni giorni insieme, ma la dama torinese ha ricevuto una doccia fredda. Maurizio, infatti, non ha voluto condividere con lei la camera d'albergo e ha confessato di aver invitato un'altra dama ad uscire. Gemma è rimasta profondamente delusa e ha deciso di chiudere la sua frequentazione con Maurizio. La dama, infatti, non è disposta a continuare a investire su una relazione che non ha futuro. Donatella e Silvio continuano a litigare a ripetizione. La coppia ha avuto un nuovo scontro al centro dello studio, con tanto di offese reciproche. L'ennesima discussione ha portato Donatella a decidere di lasciare Silvio. La dama ha dichiarato di non essere più disposta a tollerare il suo comportamento e di volere un uomo che la rispetti. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Brando e Beatriz, un amore che sboccia. Brando e Beatriz si sono finalmente baciati. Il bacio tra i due ha fatto esplodere lo studio, che vede molto bene questa coppia. Brando, però, non ha ancora fatto una scelta. Il tronista ha deciso di portare in esterna anche Silvia, una nuova corteggiatrice che ha fatto storcere il naso al pubblico per il suo comportamento. La ragazza, infatti, ha subito avanzato pretese sul tronista, dando l'impressione di essere interessata solo alla visibilità. Manuela Carriero, un percorso ancora incerto. Manuela Carriero sta continuando a concentrare il suo percorso sui corteggiatori Carlo e Michele. La tronista ha deciso di dare una seconda possibilità a Carlo, che ha accettato di tornare in studio. Manuela, però, ha dichiarato di non essere ancora pronta a fare una scelta. La tronista ha bisogno di tempo per conoscere meglio entrambi i corteggiatori. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. 1. Gemma e Maurizio. I due hanno trascorso alcuni giorni insieme a Cagliari, tra passeggiate, cene romantiche e chiacchierate intime. Gemma ha creduto che Maurizio fosse finalmente pronto per lei, ma è stata delusa dalle sue azioni. 2. Donatella e Silvio. La coppia ha avuto un rapporto caratterizzato da alti e bassi. I continui litigi e le offese reciproche hanno portato Donatella a decidere di lasciare Silvio. 3. Brando e Beatriz. Il bacio tra i due ha fatto sognare i fan del programma. Brando, però, è ancora indeciso tra Beatriz e Silvia. 4. Manuela Carriero. La tronista è ancora indecisa tra Carlo e Michele. Ha bisogno di tempo per conoscere meglio entrambi i corteggiatori prima di prendere una decisione definitiva. Gemma Galgani ha ricevuto una doccia fredda da Maurizio, Donatella ha lasciato Silvio e Brando ha finalmente baciato Beatriz. Resta da vedere come si evolveranno le storie dei protagonisti nelle prossime puntate. Tu che pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV.
Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Carlo Conte. Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, è finita al centro del gossip per una cena romantica con Andrea Rinci, imprenditore e fondatore della società di consulenza strategica, The Strategies. Le foto della cena, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, mostrano Bruganelli e Arinci sorridenti e affiatati, mentre cenano in un noto ristorante di Milano. I due sono stati poi visti uscire dal locale mano nella mano. La notizia ha subito suscitato un grande clamore, soprattutto sui social network, dove molti hanno ipotizzato che tra Bruganelli e Arinci ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. La stessa Bruganelli, però, ha negato le voci di un ritorno di fiamma, definendo Arinci un amico speciale. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Un'amicizia speciale? Le foto della cena sembrano suggerire che tra Bruganelli e Arinci ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. I due, infatti, appaiono molto intimi e complici. Bruganelli, inoltre, ha sempre dichiarato di essere una donna molto indipendente e di non aver bisogno di un uomo accanto a sé. Tuttavia, la cena con Arinci potrebbe essere un segnale che la conduttrice sta iniziando a riaprirsi all'amore. Andrea Arinci, contattato da Diva e Donna, ha confermato di aver cenato con Sonia Bruganelli, ma ha negato che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Sonia è una persona fantastica e mi piace passare del tempo con lei, ha dichiarato Arinci. Non c'è altro da aggiungere. Paolo Bonolis, che ha divorziato da Sonia Bruganelli nel 2022, non ha ancora commentato la notizia della cena con Arinci. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi chat per farti sentire parte della community. Tuttavia, in un'intervista rilasciata a Verissimo, lo scorso aprile, Bonolis aveva dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex moglie. Sonia è la madre dei miei figli e la rispetto molto, aveva detto Bonolis. Non c'è alcun rancore tra di noi. La cena tra Sonia Bruganelli e Andrea Rinci ha sicuramente sollevato un polverone mediatico. Al momento, però, non è possibile dire con certezza se tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Solo il tempo ci dirà se è davvero pronta a voltare pagina e a iniziare una nuova storia d'amore. Cosa pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Il Grande Fratello e Pomeriggio 5 sono due programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Il primo è un reality show che ha lanciato la carriera di molti personaggi famosi, il secondo è un talk show che ha sempre trattato temi di attualità e cronaca. Tuttavia, nelle ultime settimane, entrambi i programmi hanno registrato un calo di ascolti. Il Grande Fratello, in particolare, è stato accusato di essere troppo educato e politically correct, mentre Pomeriggio 5 è stato criticato per la sua eccessiva leggerezza. Il trash come elemento di attrazione. Secondo alcuni commentatori, il motivo di questo flop è da ricercare proprio nella mancanza di trash. Il trash, infatti, è un elemento che da sempre attira l'attenzione del pubblico.
Si tratta di un tipo di intrattenimento che si basa su contenuti provocatori, scandalosi o semplicemente divertenti. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Il Grande Fratello, nelle sue prime edizioni, era un programma molto trash. Gli autori puntavano su dinamiche di conflitto e su personaggi controversi per attirare l'attenzione del pubblico. Questo approccio ha portato il programma a raggiungere ascolti record. Negli ultimi anni, però, il Grande Fratello ha cercato di allontanarsi dal trash. Gli autori hanno puntato su concorrenti più educati e su dinamiche più soft. Questo cambio di rotta, però, non ha incontrato il favore del pubblico, che ha iniziato a perdere interesse per il programma. Pomeriggio 5, troppo leggero? Un discorso simile può essere fatto per Pomeriggio 5. Il programma di Barbara D'Urso è sempre stato caratterizzato da una forte componente di gossip e di spettacolo. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Tuttavia, nelle ultime settimane, il programma ha dato sempre più spazio a temi leggeri e divertenti. Questo cambiamento di rotta ha portato a un calo di ascolti. Il pubblico di Pomeriggio 5, infatti, è abituato a un programma più impegnato e che tratta anche temi di attualità e cronaca. Il trash è un elemento che da sempre attira l'attenzione del pubblico. I programmi televisivi che puntano su questo genere di intrattenimento, infatti, hanno maggiori possibilità di raggiungere ascolti record. Il Grande Fratello e Pomeriggio 5, che hanno cercato di allontanarsi dal trash, hanno pagato questa scelta con un calo di ascolti. I programmi, infatti, hanno perso l'attenzione di un pubblico che è abituato a un intrattenimento più provocatorio e scandaloso. Cosa pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Cupido nella casa del Grande Fratello, Valentina, Letizia e Anita fanno il punto sul gossip mentre i coinquilini si dilettano nel gioco degli animali, Valentina, Letizia e Anita si rintanano nella sauna per fare un po' di gossip. La conversazione inizia con una domanda di Anita, quante coppie si formeranno? Letizia si dice titubante, alla fine qui siamo tutti fidanzati. In effetti, la maggior parte dei coinquilini ha una relazione al di fuori della casa. Valentina è fidanzata con un ragazzo di nome Lorenzo, Letizia è fidanzata con un ragazzo di nome Alessandro e Anita ha un ex, Edoardo, con cui ha ancora un sospeso. Per le tre concorrenti, la più papabile ad avere un flirt in casa può essere soltanto Heidi. La concorrente è single e, a quanto pare, è molto attratta da Alex Schwarzer. Letizia, a tal proposito, stila un elenco di tutte le persone della casa, cercando di capire chi è ancora single, alla fine, io e te siamo fidanzate riferendosi ad Anita. La concorrente non ha mai chiarito la sua situazione sentimentale, con il suo ex, Edoardo, c'è ancora un sospeso. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Tuttavia, confessa alle sue coinquiline di non riuscire più a lasciarsi andare come quando era ragazzina. Dovrebbe arrivare qualcuno che la colpisca profondamente e anche in quel caso preferirebbe procedere con estrema lentezza.
Valentina attende ingressi futuri, ma nel frattempo le tre ragazze hanno un obiettivo: dobbiamo trovare qualcuno per Giselda. La concorrente, infatti, è single da molto tempo e, a quanto pare, è molto interessata a trovare l'amore. Valentina, Letizia e Anita sono convinte che Giselda meriti di trovare qualcuno che la ami e la faccia stare bene. Le tre ragazze iniziano a fare brainstorming per trovare il partner perfetto per Giselda. Valentina propone Alex Schwarzer, ma Letizia è contraria. Alex è troppo bello e Giselda si sentirebbe insicura. Anita propone Giuseppe Garibaldi, ma Valentina è ancora contraria. Giuseppe è troppo timido e Giselda si annoierebbe. Le tre ragazze sono indecise, ma non si arrendono. Sono convinte che, prima o poi, troveranno il partner perfetto per Giselda. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. La conversazione tra Valentina, Letizia e Anita continua e le tre ragazze si raccontano tutti i segreti della casa. Letizia rivela che Paolo Masella è molto geloso di Vittorio Menozzi, mentre Valentina confessa che Angelica Baraldi ha una cotta per Lorenzo Remotti. Anita, invece, racconta che Alex Schwarzer ha dei dubbi sulla sua relazione con Heidi. Il maratoneta, infatti, teme di non essere pronto per una relazione seria. Le tre ragazze si divertono a chiacchierare e a fare pettegolezzi. Il gossip è un modo per rompere la monotonia della vita nella casa e per conoscere meglio gli altri coinquilini. Chissà se Cupido farà colpo sui concorrenti del Grande Fratello. Le tre ragazze sono convinte che, prima o poi, ci saranno delle coppie che si formeranno. Tuttavia, Valentina, Letizia e Anita sono anche realiste. Sanno che non è facile trovare l'amore in un reality show, dove i concorrenti sono costantemente sotto pressione. In ogni caso, le tre ragazze sono pronte a scommettere che, prima o poi, ci sarà un lieto fine per qualcuno dei loro coinquilini. E tu cosa pensi? Scrivilo nei commenti. Ciao, a domani. Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Salve, sono l'avatar di Alfonso Signorini. Grande Fratello 2023. Alex Schwarzer e Anita Olivieri, un amore nato in casa? Alex Schwarzer e Anita Olivieri sono due dei concorrenti più amati del Grande Fratello 2023. Il maratoneta e la modella sono sempre più vicini e, secondo i rumors, tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. I due hanno iniziato a flirtare fin dai primi giorni di permanenza nella casa e, nelle ultime settimane, si sono scambiati diversi baci e abbracci. In particolare, un momento che ha fatto molto discutere è stato quello in cui Alex ha regalato ad Anita un anello. Al momento, i due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione, ma i segnali sembrano essere piuttosto chiari. Sarà amore vero? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Paolo Masella e Vittorio Menozzi, una rivalità che si trasforma in amore? Paolo Masella e Vittorio Menozzi sono due dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 2023. I due hanno avuto diversi scontri, ma nelle ultime settimane sembrano aver iniziato a riavvicinarsi. In particolare, Paolo ha iniziato a prendere le difese di Vittorio, che è stato criticato da alcuni altri concorrenti. Questo gesto ha fatto molto piacere a Vittorio, che ha iniziato a guardare Paolo con occhi diversi. Al momento, tra i due non c'è ancora nulla di ufficiale, ma non è escluso che una rivalità possa trasformarsi in amore. Vota
entra nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Oltre alle due coppie di cui sopra, ci sono altri gossip che stanno animando la casa del Grande Fratello 2023. Beccatevi anche Eleanor che non è nella casa. 1. Grecia Colmenares è invaghita di due uomini Mediaset. La modella e attrice venezuelana ha confessato di essere attratta da due uomini che lavorano a Mediaset. Si tratta di un uomo alto e con i capelli grigi e di un altro più giovane. 2. Eleanor Ferruzzi ha perso 70.000 euro dopo il Grande Fratello VIP. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha confessato di aver perso oltre 70.000 euro dopo la sua partecipazione al reality show. La causa sarebbero stati alcuni lavori che non si sono concretizzati. Cosa ci riserva il futuro? Il Grande Fratello 2023 è appena iniziato e, come sempre, il gossip non manca. Sarà interessante vedere come si evolveranno le storie d'amore e le rivalità tra i concorrenti. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Carlo Conti. La decisione di Mediaset di affidare la conduzione di Pomeriggio 5 a Mirta Merlino ha suscitato un'ondata di polemiche tra i telespettatori. Molti hanno espresso il proprio disappunto sui social network, sostenendo che la giornalista non sia idonea a un programma di intrattenimento come quello in questione. I motivi del dissenso: i critici di Mirta Merlino sottolineano che la sua carriera è stata caratterizzata da una forte impronta giornalistica, che non si addice al format di Pomeriggio 5. Il programma, infatti, è noto per il suo taglio leggero e scanzonato, che si basa su un mix di informazione, gossip e intrattenimento. Inoltre, molti telespettatori ritengono che Mirta Merlino non abbia la capacità di tenere testa a Barbara D'Urso, che per 15 anni ha condotto con successo il programma. La D'Urso, infatti, è una vera e propria icona del piccolo schermo, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua spontaneità. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Il ritorno di Barbara D'Urso. In seguito alle polemiche, Mediaset ha deciso di sondare il terreno per un possibile ritorno di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice, che attualmente si è trasferita in Inghilterra, ha dichiarato di essere disponibile a tornare al timone del programma. «Se il pubblico mi vuole, io ci sono», ha detto la D'Urso in un'intervista. «Pomeriggio 5 è un programma che ho amato e che ho portato al successo. Sarebbe bello tornare a condurlo. Al momento, non è chiaro se Mediaset deciderà di riportare Barbara D'Urso a Pomeriggio 5». L'azienda, infatti, potrebbe decidere di dare a Mirta Merlino una seconda possibilità. Tuttavia, le polemiche di questi giorni hanno dimostrato che il pubblico è ancora molto legato a Barbara D'Urso. Se Mediaset decidesse di affidarle nuovamente la conduzione del programma, sarebbe un segnale chiaro che la rete è disposta a soddisfare le richieste dei telespettatori. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. La decisione di Mediaset di sostituire Barbara D'Urso con Mirta Merlino ha scatenato un'ondata di polemiche tra i telespettatori. Molti ritengono che la giornalista non sia idonea a un programma di intrattenimento come Pomeriggio 5. In seguito alle polemiche, Mediaset ha deciso di sondare il terreno per un possibile ritorno di Barbara D'Urso al timone del programma. La conduttrice ha dichiarato di essere disponibile a tornare.
Al momento, non è chiaro se Mediaset deciderà di riportare Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Tuttavia, le polemiche di questi giorni hanno dimostrato che il pubblico è ancora molto legato alla D'Urso. Se Mediaset decidesse di affidarle nuovamente la conduzione del programma, sarebbe un segnale chiaro che la rete è disposta a soddisfare le richieste dei telespettatori. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono l'avatar di Alfonso Signorini. La puntata di stasera del Grande Fratello 2023 sarà ricca di colpi di scena e polemiche. Al centro dell'attenzione ci saranno le coppie che si stanno formando all'interno della casa, ma anche i litigi e le tensioni che stanno spaccando il gruppo di concorrenti. Il triangolo amoroso. La notizia più scottante è l'instaurarsi di un triangolo amoroso tra Massimiliano Varrese, Heidi e Claudio. Varrese, attore di Grandi Domani, è attratto da Heidi, imprenditrice di origini albanesi. Claudio, ex spacciatore di origine romagnola, è invece interessato a Heidi. La ragazza, però, ha dichiarato di non essere attratta da Claudio perché non le piace chi cura troppo il corpo. La crisi di Beatrice. Beatrice Luzzi, la concorrente più discussa di questa edizione, sarà al centro di una nuova polemica. La ragazza, infatti, è stata accusata da alcuni concorrenti di essere falsa e manipolatrice. Beatrice, in preda alla rabbia, ha minacciato di lasciare il gioco. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Oltre al triangolo amoroso e alla crisi di Beatrice, la puntata di stasera del Grande Fratello 2023 vedrà anche 1. Il confronto tra Vittorio e Anita, la coppia che sta riscuotendo più successo sui social. 2. I litigi tra Ciro Petrone e Claudio, che non si sopportano. 3. Il momento di sconforto di Valentina, che sta lavorando su se stessa per non dipendere più dal giudizio degli altri. Le strategie dei concorrenti. I concorrenti del Grande Fratello 2023 sono già al lavoro per mettere in atto le loro strategie. Massimiliano Varrese, ad esempio, sta cercando di conquistare Heidi per aumentare la sua popolarità. Claudio, invece, sta cercando di attirare l'attenzione di Valentina per farsi perdonare per il suo interesse per Heidi. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. La puntata di stasera si preannuncia ricca di colpi di scena e polemiche. Non resta che aspettare per scoprire cosa succederà. Analisi. La puntata di stasera del Grande Fratello 2023 sarà sicuramente uno dei momenti più importanti di questa edizione. Il triangolo amoroso tra Massimiliano Varrese, Heidi e Claudio è destinato a creare grandi polemiche e a dividere il pubblico. La crisi di Beatrice, invece, potrebbe portare alla sua eliminazione dal gioco. Le strategie dei concorrenti sono già al lavoro e si preannuncia una lotta all'ultimo sangue per conquistare il pubblico e vincere il reality show. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Uomini e donne, Tina Cipollari ed Elio Servo tornano a litigare. I due, che hanno avuto diversi scontri nella scorsa stagione, hanno avuto un nuovo confronto durante la puntata di oggi, lunedì 18 settembre.
Elio Servo, che ha recentemente iniziato un percorso di conoscenza con Gemma Galgani, ha tentato di avvicinarsi a Tina Cipollari per fare pace e lasciarsi alle spalle le polemiche. Tuttavia, l'opinionista ha respinto il suo gesto, accusandolo di essere falso. «Volevo mettere un punto, per me è finita quella cosa lì», ha detto Elio. «Da persona per bene mi sono avvicinato per parlare, ho detto, vuoi ballare? E abbiamo sono grande e intelligente, capisco quando un gesto parte dal cuore o quando si tratta di un gesto a favore delle telecamere. Perché anche questa volta vuoi far credere che io sia maleducata? Uno che vuole salutarmi mi avrebbe salutato anche nelle scorse puntate. Io stavo al mio posto, stavo parlando con Silvio. Sei passato con quella faccia da... Non vado oltre, voleva salutarmi, io gli ho risposto no grazie. Ora devo passare io per la cafona, maleducata, che non accetta le scuse. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri video? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Mi hanno insegnato che il saluto non si nega a nessuno, ha continuato Elio, prima che intervenisse Gianni Sperti. Lei è stata minacciata, ci ricordiamo cosa diventi quando ti arrabbi. Sembri costruito, sembra finto l'approccio. Tu sai questo ma anche quello. Durante il litigio, è intervenuta Maria De Filippi per cercare di placare gli animi. Così è spuntato fuori un retroscena che nessuno conosceva. Elio Servo ha confessato di non aver querelato Tina Cipollari perché gliel'ha chiesto la conduttrice. Non ho fatto più la querela per Maria De Filippi. Lei me lo ha chiesto, ha spiegato il Cavaliere. Sono stato offeso. Non ho mai permesso a nessuno di offendermi così. Tu sei una cafona. La lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo ha lasciato il segno, e non è chiaro se i due riusciranno a trovare un punto di incontro. Tuttavia, è evidente che il loro rapporto è ancora molto conflittuale. Il litigio tra Tina Cipollari ed Elio Servo è un episodio che conferma la natura controversa del programma Uomini e Donne. Da un lato, la lite dimostra che il programma è ancora in grado di generare interesse e coinvolgimento nel pubblico. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Dall'altro lato, la lite è anche un segno del fatto che il programma spesso si basa su dinamiche conflittuali e scontrose. Nel caso specifico, la lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo è nata da una serie di fattori, tra cui, 1. I precedenti scontri tra i due. Tina Cipollari ed Elio Servo hanno avuto diversi scontri nella scorsa stagione, e questi scontri hanno contribuito a creare un clima di tensione tra i due. 2. L'approccio di Elio Servo. L'approccio di Elio Servo a Tina Cipollari è stato percepito come falso e costruito. Tina Cipollari ha accusato Elio Servo di voler fare bella figura davanti alle telecamere. 3. La reazione di Tina Cipollari è stata interpretata come arrogante e provocatoria. Elio Servo si è sentito offeso dalle parole di Tina Cipollari e ha deciso di querelarla. La lite tra Tina Cipollari ed Elio Servo è un episodio che probabilmente continuerà a far discutere per diverse settimane. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva, sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento
E per restare aggiornati iscriviti e attivare la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina. E torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo.